elettrici e idrici nell'Acese, convocato in prefettura un tavolo di gestione della crisi. Area artigianale di via Volano ad Acireale, dopo l'inserimento nel perimetro ZES, un corposo finanziamento per ripristinare le opere di urbanizzazione. A riposto l'allarme della Confcommercio sulla tardiva apertura della banchina Costanzo del Porto, una perdita per il territorio di oltre 80.000 euro al giorno. L'informazione di TG Reporter News, benvenuti a questo nostro appuntamento. Apriamo il nostro telegiornale parlando di blackout e crisi idriche tra le emergenze dell'ondata di caldo che imperversa in questi giorni in Sicilia. Acireale è tra i comuni costretti a fare i conti con questi disservizi, come sentiamo nel servizio. Si spengono le luci sulla Sicilia. La morsa del caldo colpisce nuovamente con continui blackout, soprattutto notturni, mettendo sotto stress la rete elettrica e di conseguenza anche il normale sistema di erogazione dell'acqua. Instabilità provocate dai sovraccarichi nella linea e l'eccessivo assorbimento di energia. Queste le cause individuate da E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che si occupa delle reti elettriche a bassa e media tensione. Tratti viari abbandonati al buio, dispiegamento di sirene di antifurti, cortocircuiti e interruzioni di energia che stanno interessando anche le strutture ospedaliere. Notizie di oggi, l'attivazione di gruppi elettrogeni e sistemi ausiliari nelle aziende di Nesima e Cannizzaro a seguito della richiesta di dimezzare i consumi di energia elettrica fino alle ore 22. Blackout diffusi ad Acireale, numerose le zone sotto stress ritrovatesi al buio, da Piazza Dante e Corso Italia alle frazioni di Santa Tecla e Santa Maria Malati e zona Tupparello, con negozi costretti ad abbassare le saracinesche a causa della mancanza di energia elettrica. E prosegue senza sosta l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici Enel sul territorio per disservizi su cui incombe anche l'onnipresente rischio incendi. Solo nel pomeriggio di ieri a generare l'allarme una fuoriuscita di fumo da una cabina elettrica sita in via Lancaster. E ancora i già menzionati disservizi idrici segnalati già ieri nella frazione di Aci Platani. Una situazione emergenziale su cui fa il punto il sindaco Roberto Barbagallo. I guasti sono tantissimi, siamo in una situazione ritengo di emergenza, ma occorre comunque sempre stare calmi, non avere panico, però ritengo che ancora ci vorrà qualche giorno purtroppo affinché si torni alla normalità. E in queste ore abbiamo cercato e stiamo cercando di mettere a riparo i nostri pozzi, nel senso che a causa dei guasti alcuni pozzi si sono chiaramente fermati, in qualcuno abbiamo sopperito con un gruppo generatore, in qualcuno chiamando la protezione civile assieme all'Enel, proprio adesso abbiamo fatto ripartire il miuccio, quindi quello che può fare in questo momento un'amministrazione, l'amministrazione Barbagallo, è quello di veramente provare a mantenere, dobbiamo chiaramente riuscirci, la possibilità appunto di erogare l'acqua potabile ai nostri cittadini. Costante monitoraggio e contatto con i vertici Enel, quanto attuato nella giornata di ieri anche dalla sindaca di Aci Catena, Margherita Ferro. Ma la luce ancora manca nonostante l'intervento dei generatori Enel. Numerose le segnalazioni che cittadini preoccupati continuano a presentare. E l'emergenza intanto dilaga, da Trecastagni a Valverde, da Pedara a San Gregorio, con i sindaci in prima linea nel fare la conta dei disagi, mentre l'ampio dispiegamento di forze messo in campo dall'Enel cerca di assicurare il ripristino di energia e le fasi di pompaggio dell'acqua dai serbatoi comunali. E l'onda anomala frattanto imperversa in un'estate svelatasi nel suo volto più opprimente. E proprio in relazione alla protratta disattivazione della rete elettrica e i conseguenti disservizi scaturenti anche dalla mancata erogazione dell'acqua è stato convocato un tavolo di gestione della crisi presso la sede della prefettura con inizio alle 13.30, dunque iniziato da poco. E a 5 giorni dall'incendio del terminal A dell'aeroporto di Catania non cessano i disagi per i viaggiatori, dirottamento nei più remoti aeroporti dell'isola e surplus di viaggio su bus navetta con lunghi tempi di spostamento. Viaggiatori e turisti sono lasciati alla mercé senza informazioni e servizi. È la denuncia dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori. Le file sono interminabili, decine gli autobus fermi a Trapani per trasportare i passeggeri sino a Catania. Incidenti e
e traffico insieme al caldo asfissiante di questo periodo. Ancora in stand-by la ventilata ipotesi dell'utilizzo dello scalo militare di Sigonella annunciato ieri dal governatore Schifani, mentre si valuta l'allestimento di una tensostruttura direttamente a Fontana Rossa per risolvere il problema dei check-in. Nel frattempo la GESAP, la società di gestione dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, ha ritirato la propria disponibilità alla riprogrammazione dei voli catanesi dato il sovraccarico di lavoro dei propri impiegati e la mancanza di altro personale. Strutture balneari del litorale acese sotto osservazione da parte dei carabinieri con il supporto dei colleghi del NAS, del NIL e del 12° Reggimento Sicilia. I carabinieri della compagnia 10 Reale hanno denunciato il titolare di un lido 10 Castello, un 46enne già noto alle forze dell'ordine, in quanto all'interno dell'attività commerciale sono stati controllati 3 lavoratori che non erano stati sottoposti alla prescritta visita medica per l'idoneità. Nel corso delle ispezioni inoltre trovati nelle celle frigorifere 20 kg di pesce e 2 kg di dolci privi di tracciabilità. Il titolare dovrà pagare quasi 15.000 euro di sanzione amministrativa. Ma i controlli si sono estesi anche a Capomulini, dove anche in questo caso il titolare di una struttura balneare, un 43enne catanese, anche questo già noto alle forze dell'ordine, è stato sanzionato per irregolarità riscontrate all'interno, in particolare per la presenza di 7 operai in nero. Il 43enne dovrà pagare oltre 24.000 euro. Inoltre i militari hanno segnalato alla competente autorità amministrativa 2 giovani accesi trovati in possesso di modiche quantità di marijuana trovate nelle tasche dei pantaloni a seguito di una perquisizione. Infine controlli anche sulla circolazione stradale con 27 sanzioni amministrative elevate e 2 veicoli sequestrati. Una delle prime significative operazioni di sequestro di criptovalute in Italia si è svolta a Catania. La Polizia Postale Etnea ha eseguito il sequestro di un deposito di moneta virtuale a seguito di una truffa ai danni di un cittadino catanese. Fiumi di denaro si muovono lungo le insidiose vie del web. Piccoli risparmiatori ed investitori cadono ogni giorno negli inganni di truffatori che sfruttano le piattaforme online per prosciugare i conti dei malcapitati. Non solo denaro reale, ma anche quello virtuale. Si è svolto a Catania uno dei primi sequestri in Italia di criptovalute, segnando un passo avanti nella lotta ai crimini finanziari online. Su disposizione della Procura Distrettuale Etnea, il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Sicilia Orientale ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di un deposito di criptovalute, individuando i responsabili di una frode realizzata con il fenomeno del falso trading online. L'indagine, condotta dal personale della Polizia Postale di Catania, aveva preso il via dalla denuncia di un catanese vittima di truffa per 87.000 euro, compiuta mediante investimenti online su una falsa piattaforma di investimenti. Un sedicente operatore lo aveva contattato telefonicamente e invitato ad investire online seguendo i consigli di un presunto professionista. La prospettiva di realizzare facili guadagni sarebbe presto naufragata. Dopo aver versato la prima tranche, l'uomo avrebbe iniziato a visualizzare sulla falsa piattaforma profitti che avrebbe potuto capitalizzare solo investendo nuovamente altro denaro. Solo dopo la perdita di ulteriori ingenti somme dilapidate nel tempo, la vittima avrebbe finalmente preso coscienza di essere stata raggirata. La complessa attività di indagine ha permesso di ricostruire la catena di blocchi, il cosiddetto blockchain, e individuare il conto di deposito di criptovalute in una società finanziaria ubicata all'estero dove si trovavano i proventi illeciti. Un cittadino macedone ed uno albanese, i responsabili identificati dalle forze dell'ordine. Le valute sequestrate sono state poste sotto custodia giudiziale. Il questore di Catania ha adottato 5 divieti di accesso a locali pubblici, ciascuno della durata di un anno, nei confronti di 5 giovani, di cui uno minorenne, che hanno partecipato ad una violenta rissa che si è verificata qualche mese addietro in una discoteca di Gran Michele. Ai destinatari dei provvedimenti è stato inibito per tutta la durata del divieto l'accesso e lo stazionamento ai locali pubblici in cui hanno manifestato la pericolosità sociale, oltre a tutti gli analoghi locali situati nelle immediate vicinanze. Con questa notizia ci fermiamo per una pausa, a tra poco con gli altri argomenti del nostro telegiornale. La 58esima edizione del premio ACI e Galatea andrà in onda su Etna Channel, canale 199 del digitale terrestre in tutta la Sicilia, sabato 22 alle ore 21:20, in replica domenica 23 alle ore 16 e martedì 25 alle ore 21:20. Premio ACI e Galatea, il premio di ACI Reale ai siciliani nel mondo.
sportivo, elegante, casual o come vuoi. Da Doppelganger puoi. Nella nuova collezione primavera-estate di Doppelganger ci sono tutti i colori, i modelli, le soluzioni per ogni momento della giornata dell'uomo a qualsiasi età. Vieni a provare la qualità della nostra collezione. Maglie, camicie, giacche, giubbotti, pantaloni, abiti, accessori. Siamo in Piazza Duomo 1 a Cireale. Doppelganger, il lusso più economico del mondo. Completi uomo a partire da 99 euro. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 1805. Autoriparatori di fiducia, da sempre. Dottoressa, cosa mi consiglia per il mio mal di testa frequente? Dottore, esiste un farmaco equivalente che costi meno ma altrettanto efficace? Mi sono trovata molto bene con la crema che mi ha consigliato. Prendo tutti questi farmaci. Mi fanno male, dottore? Farmacia in Pellizzeri. Sentiamo con gli occhi, vediamo con le orecchie, consigliamo con il cuore. Uno staff che lavora con passione e professionalità sempre a tua disposizione. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva, consulenza psicologica. Ti aspettiamo con il sorriso in via Giovanni Verga 47 ad Acireale. Centro Analisi Morabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2 a Cireale. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. Seconda parte del nostro telegiornale, che apriamo parlando dell'area artigianale di Via Volano ad Acireale. Dalla Regione un finanziamento di 1.200.000 euro. L'intervento è stato illustrato nel pomeriggio di ieri al Comune di Acireale dall'assessore regionale alle attività produttive, l'onorevole Edmondo Tamaio, e alla presenza anche dell'onorevole Nicola D'Agostino, che lo ha sollecitato. Tra i presenti anche il vescovo Monsignor Antonino Raspanti e il sindaco Roberto Barbagallo. 1.200.000 euro per ripristinare la zona, rivalorizzando le opere di urbanizzazione di un'area in cui in questo momento si registra uno stato di completo abbandono. Registra un passo decisivo verso l'agognato completamento l'area artigianale di Via Volano ad Acireale, un'area che ha vissuto fasi alterne. Prima il finanziamento della Regione per realizzare le opere di urbanizzazione, parliamo della Giunta Garozzo, oltre 10 anni fa. Quindi la successiva assegnazione dei lotti, parliamo della Giunta Barbagallo, per poi segnare il passo fin quando, 3 anni fa, l'opera ha registrato un decisivo impulso per un rilancio grazie alla lungimiranza politica del deputato regionale acese Nicola D'Agostino, che ne ha favorito l'inserimento dell'area nelle ZES, zone economiche speciali, che hanno come obiettivo lo sviluppo di infrastrutture, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro. E ieri, nel corso di un'apposita conferenza stampa, in presenza del vescovo Monsignor Antonino Raspanti e del sindaco Roberto Barbagallo,
l'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio e il deputato accese Nicola D'Agostino hanno illustrato il finanziamento che permette, come detto, di far decollare l'area artigianale, dove al momento risultano assegnati solo una trentina di lotti sui 49 a disposizione. Si tratta di una cosa che mi sta particolarmente a cuore, ha spiegato l'onorevole D'Agostino, e che seguo da circa 15 anni. All'epoca ho fatto finanziare le opere di urbanizzazione, più recentemente ho fatto inserire l'area nel perimetro ZES della Sicilia e sono rimasto meravigliato dall'immobilismo del precedente sindaco. Adesso, con questo finanziamento, faremo partire l'area di Via Volano. Coloro che hanno già opzionato i lotti potranno procedere con l'acquisto definitivo e, parimenti, sarà possibile porre in vendita gli ultimi disponibili, che diverranno in poche settimane aree di pregio grazie al finanziamento che li fa risorgere dall'oblio e agli incentivi nazionali previsti dalla ZES, che abbattono fino al 45% i costi di investimento. Una grande opportunità, insomma, per gli artigiani accesi, come sottolineato dal sindaco Barbagallo. È molto importante perché da tanti anni, diciamo, ci trasciniamo questo problema della sistemazione definitiva dell'area artigianale. Arriva questo finanziamento voluto dall'amministrazione, che ha preparato una progettualità in pochissimo tempo. L'assessore Tamaio, che ringrazio, ieri è venuto a trovarci appunto per confermarci che dal comitato ZES, perché ricordiamo che l'area è un'area ZES, ci danno questo intervento di un importo pari a 1.200.000, e grazie a questo intervento riusciremo in maniera definitiva a sistemare tutta l'area artigianale e a consegnare ai nostri artigiani i lotti. E ci tengo a precisare, tra l'altro, che finalmente il giorno 25 ci sarà il primo atto, cioè il primo artigiano appunto completerà l'iter burocratico e firmerà l'atto, ed è anche in fase di progettazione il primo capannone. Quindi siamo contenti e speriamo, anzi siamo sicuri, che quest'area sarà un volano per la nostra città. È almeno da un decennio che seguiamo, diciamo, questo intervento di sviluppo per il territorio. Finalmente credo che siamo addirittura d'arrivo. E torniamo alla notizia di apertura. Abbiamo parlato dei blackout elettrici, in quanto la protratta disattivazione della rete elettrica da Cireale ha influito anche sull'operatività della struttura commissariale e dunque sul funzionamento della piattaforma informativa. Pertanto, date le difficoltà per la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati dal sisma, il commissario straordinario per la ricostruzione Salvatore Scalia comunica che il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 27 luglio con provvedimento che verrà pubblicato non appena ritorneranno pienamente agibili gli uffici e la strumentazione informatica. Spostiamoci adesso a Riposto, banchina Costanzo del Porto, una perdita di oltre 80.000 euro al giorno per la tardiva riapertura di questa. A lanciare l'allarme è la Confcommercio. Nonostante la conclusione dei lavori a fine giugno, continua a slittare a Riposto la riapertura della banchina Costanzo, interdetto a febbraio per via di una pesante mareggiata che ha prodotto danni ingenti a muro paraonde del molo di sopraflutto e alla relativa ringhiera, mentre sulla banchina si è proceduto alla rimozione dei detriti e alla sistemazione della pavimentazione. Una perdita di oltre 80.000 euro al giorno per il territorio ionico etneo, questo l'allarme lanciato dal vice direttore provinciale di Confcommercio Imprese per l'Italia, Francesco Sorbello, che si sta ripercuotendo sulla collettività collegata all'economia del mare, imprenditori locali e quant'altro. L'impossibilità di utilizzare la banchina Costanzo del porto di Riposto, afferma Sorbello, non ha permesso l'ormeggio ai grandi yacht. Mediamente ne ormeggiavano 4-5 al giorno, con un gettito nell'economia locale di oltre 80.000 euro al giorno.
tutto denaro che viene speso presso le imprese del distretto ionico etneo, Riposto compresa. Quella del mare è un'economia a cui non possiamo rinunciare. Molte imprese sono nate grazie a questi flussi nel periodo estivo. Se non si riapre immediatamente la banchina, il danno sarà veramente eccessivo. Le opere di riparazione hanno avuto inizio lo scorso 22 maggio e sarebbero dovuti durare sino al 26 giugno. Il 13 luglio la regione ha consegnato la banchina, comunicando che i lavori sarebbero proseguiti nel soprastante muro paraonde, ove peraltro è stata collocata anche la ringhiera. Si attende l'arrivo di un certificato di collaudo delle opere realizzate sulla banchina, ad attenderlo la Capitaneria di Porto di Riposto. Da qui la riflessione da parte di Sorbello. Non volendo entrare nel merito tecnico-burocratico della questione, osserviamo però che in questa parte ci si è limitati a rimuovere i detriti e a riparare parte della pavimentazione, realizzando opere più manutentive che strutturali. Nulla è cambiato in termini strutturali sulla banchina. Se un'imbarcazione accostasse al molo Costanzo, cosa dovrebbe succedere in termini di sicurezza infrastrutturale rispetto al passato? In ogni caso chiediamo che la Regione, la Capitaneria, chiude Sorbello, ognuno per la propria parte, agiscano con prontezza. La burocrazia non può e non deve fermare l'economia, non ce lo possiamo permettere, non è giusto. Sicurezza del territorio e viabilità in primo piano a Via Grande. Lo stanziamento della somma di 580.000 euro permetterà la realizzazione di una vasta area parcheggio dietro Palazzo Partanna. Vediamo. Buone nuove a Via Grande in tema di viabilità e riduzione del rischio idrogeologico. Lo stanziamento della somma di 580.000 euro da parte del Ministero dell'Interno nell'ambito delle procedure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza permetterà a breve la realizzazione di un parcheggio nell'area retrostante Palazzo Partanna. Un progetto che parte da lontano, da un approccio preliminare già redatto oltre un anno e mezzo fa dall'attuale sindaco Salvo Faro, all'epoca responsabile dell'area territorio e ambiente comunale, che permetterà il recupero di una vasta area abbandonata negli anni interessata da sconvolgenti dovuti agli impluvi delle acque meteoriche. È un progetto che ha una duplice funzione, cioè quello di mitigare il rischio idrogeologico e nel contempo la realizzazione di un parcheggio, un ampio parcheggio a servizio del Palazzo Partanna, dove ci sono gli uffici comunali. C'è anche un progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico nella parte alta di Via Garibaldi, già io ho avuto dei contatti con il commissario per l'emergenza del rischio idrogeologico, dovremmo avere un incontro, ho già inviato anche un progetto preliminare che ha fatto l'ufficio, speriamo di avere anche quest'altro finanziamento, ottenere anche quest'altro finanziamento. Un intervento ispirato dalle emergenze del territorio, ma che guarda anche e soprattutto le esigenze in materia di parcheggio e viabilità in una piazza quanto mai viva e trafficata. La nostra sede municipale, ovviamente essendo un palazzo storico all'interno del tessuto urbano, è carente di parcheggi, quindi questo va appunto a migliorare la fruizione del palazzo stesso. Ci fermiamo adesso per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Di scegliere Opel Corsa, perché accontentarti quando puoi avere tutto e subito. Oggi Corsa è tua da 129 euro al mese, TAN 2,99, TAG 4,59, anticipo 1.267 euro, 35 rate mensili o 18.000 km, rata finale 11.353 euro, con scelta Opel fino al 31 luglio. Info su opel.it. Ti aspettiamo in concessionaria. Concessionaria Opel, a Catania in via Vitaliano Brancati 25, a Riposto sulla strada statale 114 chilometro 70-78.
Devi traslocare? Ci pensiamo noi! Dal canarino all'elefante, dal comodino all'armadio assaiante. Angelo La Rocca Traslochi, da 40 anni nel settore. Traslochi da o per tutta l'Italia e anche all'estero. Provvediamo a qualsiasi evenienza, smontaggio e rimontaggio dei mobili, anche con modifiche per l'adattamento. Trasporto con i nostri contenitori di ogni cosa. Personale qualificato tratterà con cura ogni singolo pezzo. Noleggio autoscale, deposito per custodia mobili assicurato. Angelo La Rocca Traslochi, prezzi competitivi. Ad Acireale, in via delle Terme numero 4. Per info 095 60 11 86 o 393 33 100 47 o sulla pagina Facebook. Problemi di peso? Rivolgiti con fiducia al Centro Antichi Tesori della biologa nutrizionista Venera Caltabiano. Ti seguiamo con la dieta mediterranea o chetogenica normoproteica, con un percorso per perdere il peso in eccesso e poi mantenerlo. Utilizziamo prodotti Isomed, che nascono da farine pregiate e biologiche. Al Centro Antichi Tesori effettuiamo anche il test del DNA per conoscere le caratteristiche genetiche, prevenire e curare l'insorgenza di eventuali malattie. Effettuiamo inoltre trattamenti con dispositivo medicale per il ringiovanimento della pelle e del viso. Centro Antichi Tesori, Corso Savoia 1, vicino Piazza Duomo, a Cireale. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. A luglio ed agosto su Etna Channel le puntate più belle dell'annata televisiva appena trascorsa di Tutto In, il programma condotto da Franco Perdichizzi che vi porta in tutto il mondo. Dall'Andalusia all'epopea romana di Centuripe in Sicilia, dalle ville barocche di Bagheria al boom turistico di Taormina. E poi i pupi e il folklore siciliano, i vestiti sfavillanti del carnevale di Mister Bianco e il fuoco della bula di Tortorici. Ogni sabato e domenica alle 21:20 su Etna Channel, canale 199 del digitale terrestre, in tutta la Sicilia, tutto in estate, con Franco Perdichizzi. Ci occupiamo adesso della festa di Santa Venera, patrona di Acireale. Attesa, c'è attesa per l'arrivo delle reliquie di Sant'Agata domenica. Vediamo. Entrano nel vivo gli appuntamenti dei solenni festeggiamenti in onore della patrona di Acireale della diocesi Santa Venera. In città da giorni si respira il clima di festa che caratterizza il luglio acese. Questa sera in cattedrale sarà celebrata una santa messa nel secondo giorno del Triduo, presieduta da Don Carmelo Aselo, prevosto parroco della Basilica Collegiata Maria Santissima dell'Elemosina di Catania, con la partecipazione del coordinamento del lavoro e ACLI. C'è grande attesa per gli appuntamenti più importanti della festa, in programma da domani a mercoledì 26 luglio. Domani, a partire dalle 21 in piazza Porta Gusmana, si svolgerà lo spettacolare Galà dei Ceri, con l'esibizione delle quattro candelore dedicate a Santa Venera. Domenica Acireale ospiterà le reliquie di Sant'Agata, patrona di Catania. Lo storico evento prevede in serata la processione delle reliquie della martire catanese dalla chiesa dell'Indirizzo lungo Corso Umberto fino in cattedrale, dove Monsignor Renna, vescovo di Catania, presiederà il solenne pontificale. Lunedì 24, tra gli appuntamenti della giornata, si terrà in piazza Duomo il concerto delle cantate in onore della patrona e il premio Justus ut Palma Florebit. Il 25 Santa Venera ritornerà per le strade di Acireale, percorrendo sull'artistico fercolo, accompagnato dalle candelore, i quartieri intorno alle chiese del Carmine e di Santa Maria degli Angeli nel tradizionale giro esterno. Il 26, solennità di Santa Venera, sono in programma i consueti appuntamenti della festa, che saranno trasmessi in diretta dalla nostra emittente.
La giornata inizierà con l'apertura della cappella e proseguirà con il pontificale presieduto da Monsignor Fortunato Morrone, vescovo di Reggio Calabria. In serata il giro d'onore di Santa Venera sul fercolo tirato dai devoti, preceduto dalle candelore. Alle 22.30 circa è previsto lo spettacolo piromusicale in Piazza Duomo. A seguire il fercolo con Santa Venera farà rientro in cattedrale. E sempre domenica Piazza Duomo ospiterà lo spettacolo Una vita da fiaba, organizzato dall'associazione LIFE. Abbattere le barriere architettoniche e mentali, questo è il messaggio che si vuole lanciare. La bellezza non ha barriere, tutti in passerella. Sempre più si parla di inclusione, di abbattimento delle barriere non solo architettoniche ma anche mentali, ma ancora manca qualche tassello per raggiungere del tutto questo obiettivo. L'associazione LIFE, acronimo di Life Improvement for Event Single Person, lavora da 23 anni per raggiungere questo scopo, portando avanti diversi progetti con risultati eccellenti. Tra questi anche lo spettacolo Una vita da fiaba, giunta alla 15ª edizione, che si terrà domenica in Piazza Duomo ad Acireale. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione, dove sono intervenuti la garante per i diritti delle persone con disabilità del comune di Acireale, Sebastiana Valvo, il presidente dell'associazione LIFE, Martino Florio, e la sua vicepresidente, nonché responsabile del settore danza, Agata Giudice. La vita da fiaba nasce con l'intento di comunicare l'inclusione e l'abbattimento delle barriere architettoniche. È un veicolo, se vogliamo dirla così. Siamo giunti già alla 15ª edizione e dal 2018 abbiamo inserito anche una sfilata di moda inclusiva, che è una cosa particolare, perché oltre ad essere un premio, all'inizio è nato così, come premio per incentivare l'inclusione, incentivare idee per l'abbattimento delle barriere. Oggi invece è diventato uno spettacolo e poi è molto ricco di idee, sono quasi più spettacoli messi assieme, perché dicevo c'è la premiazione, ci sono le premiazioni anche per gli atleti disabili e non, che hanno conquistato il podio almeno a livello nazionale, e poi c'è la sfilata di moda, che diciamo la ciliegina sulla torta, noi diciamo così, che mette insieme il disabile accompagnato da una persona normale. È veramente una cosa carina e importante, proprio dove l'inclusione è la cosa principale. Sfilata musica cabaret con ospiti Carola Fichera, campionessa regionale di Perform Italian Cup, che con la sua voce violino incanterà i presenti in piazza. Lo show di Carlo Canebba, ma sul palco anche l'attrice Giovanna Criscuolo. Inizialmente la manifestazione è nata per premiare atleti olimpici e paralimpici e coloro che si sono distinti in iniziative a favore dell'abbattimento delle barriere. 5 anni fa l'idea di introdurre anche la sfilata, e non si esclude anche qualche nuova chicca per questa 15ª edizione, che rimane unica per il suo messaggio in Sicilia. In tutta la Sicilia è l'unica veramente così inclusiva, così grande e speciale, fatta da tanti ragazzi, sia normo che non, tutti con il sorriso, tutti vestiti con abiti d'alta moda, e davvero felici di partecipare ogni anno. Cresce sempre di più perché tanti ragazzi ci richiedono di partecipare e a tutti non possiamo purtroppo dire di sì, perché gli spazi purtroppo non ce lo permettono, e comunque organizzare una sfilata così importante richiede veramente tanto impegno, tanto personale che ci possa aiutare, perché noi abbiamo trucco, parrucco, l'atelier che veste, considerando che adesso le uscite saranno all'incirca 16, vuol dire vestire 30-32 persone, e non è un'impresa da poco. E chiudiamo adesso dando uno sguardo alle previsioni meteo. Giornata soleggiata con temperature che registreranno valori compresi tra i 30 e i 39 gradi, venti deboli, mare poco mosso. Prossimo appuntamento con una nuova edizione di TG Reporter News domani a partire dalle 13.40. A voi tutti grazie per essere stati con noi.